Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer. Qui è Francesca. Benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Ragazzi miei, finalmente all'interno del gioco è stata rilasciata la battaglia tra clan. E noi qui abbiamo di già il baule di livello 10. Ne apriremo ben due perché c'è il mio account e l'account di Francesca. E soprattutto è stata anche rilasciata la fuorilegge, la nuova leggendaria. E noi ragazzi, aprendo questi nuovi bauli della battaglia tra clan, speriamo di riuscire a trovarla. Mi va bene qualsiasi leggendaria, basta che non sia il mastino la scintilla. Raga, di mastino e scintilla ne ha un botto. Mi raccomando ragazzi, pollice in su adesso. Superiamo i 5000 fottutissimi like. Fatevi sentire al massimo. Dopo l'apertura dei bauli andremo a fare anche delle battaglie in doppio, quindi giocheremo insieme contro altri due nemici nel mondo. Come se non bastasse, io ragazzi oggi ho trovato una carta leggendaria che non avevo ancora. E sto parlando dello stregone elettrico. Qui ora state vedendo lo screen. Quindi ragazzuoli, ritorniamo qui nell'account di Francesca e andiamo subito ad aprire il baule. Vai, andiamo a vedere carichi. Cos'è che ci ritroviamo qui? Allora, oro 1600. Mini pecca. Ok. Goblin. Torre bombardiera per 7. Che io non la uso. Barbari per 91. Moschettiere. Attenzione. Ma deve uscire. 149. E tre furie che mi stanno uscendo da stamattina come se non ci fosse un domani. Troppa roba che a quanto pare non è che le servirà tantissimo. Ed eccoci carichi, noi andiamo ad aprire prima questi bauli omaggio. Tanto vale aprirli perché li apriamo in velocità davvero incredibile. Ok, cucciolo di drago. Un'epica da un baule omaggio ci può stare. Escono sempre, ma veramente. Ed eccoci qua, ragazzuoli. Boom! Andiamo a vedere. Non uscire leggendaria, non uscire leggendaria, non uscire leggendaria. Vediamo. Capanna goblin per 4. 48 gang di goblin. Che sono forti. La gang russa infama, come ti permetti? 777. Oh oh oh, attenzione! Attenzione! Oh! Aspetta, non lo so. Aspetta. Sì. Io ho considerato solo le epiche. 3, 2, 1. No! Ma che è sta presa in giro? Non mi erano usciti. Guarda che faccia! Io, raga, mi aspettavo la leggendaria perché non avevo contato che mancavano tutte queste carte comuni. Vabbè, raga, è andata così. In tutto ciò, ragazzi, io qua ho anche un baule epico che posso aprire con 10.000 di oro. Io, raga, sei ricco? Vai. Sei ricco? Ho 100.000 che però volevo conservare per cose più importanti, tipo le leggendarie nello shop. Però, ragazzi, dai, per un video ci può stare. Lo vado ad aprire. Boom! Ti pare esce da qua la leggendaria? Escono solo epiche, scemo. Vabbè, chi lo sa, magari esce la leggendaria. Chi lo sa? Vuoi che esce la leggendaria? Boom! No. Vabbè. Parecchia gente la usa ancora la veleno. Lo so, ogni tanto me la mettono contro. Ma come è carino il boia, cioè il boia. No, guarda che il boia invece non piace più a nessuno così, eh. Ed eccoci, Royal Arena 7. Questo è il deck. È il mio deck. Il tuo deck. Vediamo, ragazzi, vediamo quanta cattiveria riusciamo allora, a mettere qui. Allora, io vado con... Oh mamma mia, ma questi vanno di... subito. Ma anche di cattiveria. Ma proprio cattivissimi sul serio. Raga, li dobbiamo fermare subito. Vediamo quanti danni riusciamo a fare. Ecco, soprattutto a questo grosso. Siamo riusciti a cavarcela, direi anche egregiamente. Sì, ma la mia principessa al 2 è più forte della tua all'1. Vai tranquilla, va bene. Fermiamo l'avanzata. Boom. Anche se, no, ha colpito la torre. Uccidete il boia. No, raga, ma che è sta roba? Dai. Voglia paffuto. Vediamo così. Proviamo ad andare avanti. Forza di... Oh, guarda che li facciamo i danni. No. No, non ci credo. Io ci sto provando, solo che voglio aspettare di ottenere maggiore elisir. In ogni caso, dovremmo riuscire a fare un po' di danni, Vai. Eccoci qua. Vai così, perfetto. Ora vediamo se tu riesci a fare... No! Ma porca miseriaccia, raga. Allora metto lui. O meglio, metto loro. Bob, Ken, come si chiamano? Non ne ho la minima idea. Io adesso vado anche sulla torre di destra, cosa che non credo si aspettasse lui. Vado anche così e facciamo ulteriori danni per più tempo. Loro si sono completamente dimenticati dell'altra torre, sì, hai notato? Infatti. Secondo me non ci hanno fatto proprio caso. Allora, io metto questi spiritelli solo per fermare l'avanzata, perfetto. Tutto bene. Dobbiamo provare un attimino a distrarre l'avversario che ora è un po' nel panico. Noi ragazzi, non prima di... Non sta accadendo niente. Wow,
Ragazzi, prima di questo scontro ne abbiamo fatto un altro per riscaldarci e ovviamente abbiamo perso. Vediamo se questo va bene, con la speranza che possa andare sul serio bene. Sì, vai, dai, dai. Vai, distruggiamo. No, no, guarda che qua veramente facciamo i danni quelli pesanti. Vai, vai così, vai così. Aspetta, fermo questi piccini. Boom, ottimo. Bam. Mi sa che è vinta questa, eh. Anche se è troppo presto per cantare vittoria. Mamma mia, aspettiamo sono un po'. Siamo troppo forti. Siamo troppo forti. No. Subito col sono. Facci piano, baby. Mettiamo i barbari così fermiamo l'avanzata. Vai così, ottimo. Mamma mia. Troppo forti, raga. Non si scherza, non fotti con GTG. Si va, e non fotti con GTG e Francesca, vabbè, ok, vinta ragazzi, boom, grande vittoria. Passiamo alla prossima, eccoci qua, ancora con lo stesso identico deck. Dovremmo provare a cambiare deck ogni tanto, no, ma soprattutto, raga, la cosa fondamentale qui sarebbe provare almeno un pochetto a scegliere dei deck che poi puoi sfruttare in maniera doppia, cioè qualcosa di compatibile, così puoi fare delle combo devastanti. Dobbiamo cercare tipo su... imbrogliare a Clash Royale. No, ma che... no, ma perché esistono siti così? Ragazzi, Francesca imbroglia. Hashtag nei commenti. Tutti con l'hashtag Francesca imbroglia. E guardate, raga, hai visto? Mamma mia, sei troppo forte. Lo so, non è vero per niente. Scherziamo, ragazzi. Allora, tu lo puoi fermare questo? Non puoi fermare niente, perfetto. Sì, si ferma con l'orda di scheletri. Allora, io provo così, ragazzi. Orda di scheletri, sgherri. E poi abbiamo anche lo stregone di ghiaccio. Così proviamo a fermarlo. Se ha le frecce non lo fermo. Dai, dai, adesso ho io l'orda di scheletri. Vediamo se riusciamo a fermarlo. Credo assolutamente di sì. Boom. Vai, raga. Oh, direi che questa è vinta subito. Ragazzi, anche io dico così e poi... No, no, ma questa... Ma guarda, guarda quanti danni stiamo a fare anche la torre piccola di sinistra. Io direi che comunque ce la stiamo cavicchiando molto, molto bene, eh? Vai così. Gli ho lanciato inutilmente anche il tronco. Ma perché non ci siamo sincronizzati? E questo è il problema. Vado anche, vediamo un po', con gli spiritelli. Io faccio la cosa, tengo premuto sullo schermo e quindi tu vedi io che voglio mettere. Ben detto, questo dovresti farlo. Dovrei fare così e tu vedi. Esatto. Che ci sono nel frattempo tutti gli altri che tifano per noi. Ragazzi, un saluto a tutti quelli che sono nel clan. Poi dopo cerchiamo di salutarli anche meglio, se ci riusciamo. E vado col domatore di cinghiali da questo lato. Vai così. Vediamo se riusciamo a buttare giù la torre. Raga, ce la facciamo. Sì. Non si difendono. Raga, ma si hanno sono arresi. Si sono arresi. No. Non si sono arresi perché comunque hanno lanciato poi una truppa. Però, raga, di base direi che il morale è a terra. Guardali. Boom. Tre corone. Ma che? No, no, non dovevo. Mi sono arrabbiato troppo. Scusa. Però, raga, l'abbiamo vinta. Spero di riuscire a vincere anche la terza consecutiva. Poi, raga, se la perdiamo, fa nulla. Siamo sotto al cielo e ci divertiamo, ci sta. Allora, sfidiamo il clan House. Che dovrebbe essere casa, ma scritto male comunque. Magari un'altra lingua si scriverà. È vero, è possibile, è possibile. Io vado di qua di cattiveria. Tu par... Ma che fai? No, France, ma che mi combini? Zitto. Ma che è zitto? Dai, raga, abbiamo fatto danni comunque, qua. Guarda là che cosa ti combino. Mamma mia, che cosa gli hai lanciato là? Torre subito giù. Dai, 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 ultimi colpi. Ma no, mancava pochissimo. Dai, dai, va bene. Non la buttare giù. Boom. Perché con una scarica poi la buttiamo giù, non la buttare ancora. Vabbè, allora mi senti? Vai sull'altra. Brava, 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 ci sta, mi piace, di cattiveria. Altrimenti poi i cannoni ci colpiscono, capisci? È una tattica tatticosa. Ok, ok, ok. Le tattiche quelle tatticose. Va bene. Dai, raga, di cattiveria. Anche lui ha fatto la tattica tatticosa. Sì, ma poco efficace secondo me, eh. Ma perché? Ha messo il tutto in maniera sbagliata. Vediamo se buttiamo giù quest'altra torre. Dai, dovrebbe essere davvero in difficoltà. Forza, forza, forza. Sì, vai, ma forse due riusciamo a farle. Credo che due riusciamo a farle, sì. Per ora stiamo risparmiando la torre di sinistra. Sì, forse siamo furbi. Non saprei, non saprei. Vai, vai, vai. Vediamo un po'. Io al momento... Se la mettiamo un po' più, la prendevo anche la principale. Allora, aspetta un po'. Io vado a colpire... direttamente la torre. Metto qui l'orda di scheletri. L'abbiamo messa entrambi, due stupidi. Va bene, vabbè. Oh, allora tu vai sulla torre di destra. Io vado su quella di sinistra, okay. Non appena posso.
Allora, di cattiveria. Sulla sinistra, boom, è andata. Ora andiamo su quella di destra. Forza. Mamma mia, raga, guardate cosa sta succedendo. Vai direttamente verso le tre corone. Dai, cattivissimi. Ma c'è il minatore lì. Ma lascialo perdere. Vai che abbiamo vinto. Le facciamo tre. Dai che le facciamo tre, ti prego. Dai, 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 dai. Non mi importa che cade la mia torre. Boom. Ragazzi, siamo una squadra. Se avessi partecipato al baule. Siamo una squadra imbattibile, ragazzi. Ci siamo divertiti un botto, eh. Dai, più battaglie così. E loro piangono, loro piangevano. Quindi un saluto a Sofi, Bassottino, Mastro G, Gabri, Gioele. Sono tutti qua, ragazzi. Flash. Dai, dai, un saluto Bomberavo, a tutti. Un saluto a tutti, siete stati bravissimi per questo clan. Ragazzi, complimenti a tutti per aver raggiunto subito il livello 10° del clan. Bravissimi. Io vi ricordo come sempre che l'unico clan ufficiale è questo qui. Guardate il tag del clan, tutti gli altri sono fake. Purtroppo ora, ragazzi, il clan è pieno. Non appena possibile provate ad aggiungervi. Quindi, ragazzuoli, grazie per essere stati con noi. Se volete altri video di Clash Royale, pollice in su, iscrivetevi qui cliccando al centro e guardate altri video presenti sul mio canale cliccando sulle due miniature che vedete ora a destra e a sinistra. Quindi alla prossima, ciao!